raccomando, sai bene quel dotto, fino a che c'è su YouTube, è tutti. Vediamo il documentario su Karim Musa. Quante volte parlando di qualcuno che ha successo sul web ci siamo chiesti: ma perché proprio tu? Io sono 15 anni che faccio... Dato ci sono anch'io in un frame qua in questa introduzione. Non mi hanno contattato per fare un documentario su di me. Tranquilli ragazzi, non mi contatteranno mai. Molti si sono chiesti: Dario, allora ci sei anche te? No, nessuno mi ha chiamato per fare questo. Cioè, ho sentito Matteo per le carte, ci sarà anche lui, però non faranno un documentario su di me. Karim c'ha un altro tipo di percorso. C'ho video su YouTube. Sono un videomaker e ho deciso di imboccare a casa di YouTuber, streamer e TikToker di tutta Italia per cercare insieme a loro una risposta a questa domanda. Ma perché proprio tu? Con questi 50 pezzi Lego costruisci qualcosa che ti rappresenti. Costruisci carina. Ecco, tipo Alex Parfum con le domande, una cosa, una seduta psicologica. Karim è già tiltato, Film. Uno dei primi creativi di YouTube Italia ha portato il concetto di stand up e let's show su internet. Ma ci sono anch'io di nuovo. Ma l'intervista che gli ho fatto, questo non lo sapevo. YouTube Italia ha portato il concetto di... Perché c'è la mia intervista? Che strano. E let's show su internet. I suoi video toccano sempre il milione di visualizzazioni. No, che... Lui è YoTobi. Così, buongiorno. Comunque lo vedo veramente Karim ultimamente molto più sereno. Anche questa cosa delle carte non me l'aspettavo. Lo vedo più sereno, felice, contento. Come ha detto nell'intervista, meno male. Buongiorno. Prego, prego. Grazie, grazie. Buongiorno. Come va? Ti senti a tuo agio a vedere gente che imbocca con le telecamere così? Avevo pensato che sareste arrivati così, quindi ero pronto. Ho messo a posto, pulito, quindi se volete sedervi. Vai col tour. E che? Ah, devo fare il tour? Vai, okay. Vai, tour. Qua c'è l'angolo cucina, tra virgolette, che ho cambiato 6-7 volte. Volevo la bici. Carte, mi ha dato l'ok? Sì, 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 starà in flashback, ragazzi. Allora, l'avevo già detto. Ci sarà in flashback. Ha dato il permesso per in flashback ci sarà Karim. Preparatevi, ragazzi, perché... Non saranno solo carte che rappresentano un determinato soggetto, ci sarà una struttura diversa. Beh, raga, dai, andiamo avanti, poi se ne riparlerà delle carte. Rifletta sul muro che fa molto industrial artista, però piccolissimo. È molto piccolissimo. Qui il vecchio bottone del milione, questo qua, è quello che pesa 480 tonnellate e adesso lo fanno piccolo così, sottile. Però quindi di base... Che lavoro fai? Se lo vuoi mettere filosofica, racconto storie. Se lo vuoi mettere più pratica, è orribile, faccio lo youtuber. Ed ecco la faccia di uno che dice che di vabbè, no, Sabaku ha trovato il termine perfetto, secondo me. Content creator, che ti dà anche, no? Oh. E cosa crei? Cosa c'è nel tuo studio? Cosa vedo in questo atelier? Però in realtà sei uno youtuber o un Twitch. Dico Twitch, la gente fa: che cosa fai di lavoro? Un Twitch. Ah! Ah! Quindi è meglio dire content creator. Cioè, comunque riassumi in maniera molto, molto più decisa il tuo lavoro, capito? Lavoro fa lo youtuber. Sapete qual è la poi in questo vera? Caso youtuber significa intrattenere milioni di persone. Milioni. Karim, tu sei il Mike Buongiorno di YouTube Italia. Mi sa che nessuno più dice youtuber, content creator, videomaker. Eccoci. Mia madre mi ha detto anni fa: non dire che fai il comico, perché il comico poi sembra di tutto, da Gabibbo a Brignano, un macello. Quindi di che fai l'autore comico. L'autore comico, e poi dico principalmente sul web. Questo è l'effettivo magazzino. Minchia, lunghissimo. Ovviamente è il caso. Io dico, sì, vabbè, content creator secondo me è la meglio. Creator, content creator, vai sempre a stecca e via. Più casino che c'è. Questa è tutta la roba che io accumulo dai mercatini dell'usato. Se vi siete chiesti dove fosse finito il vostro bravo Pilot Space, il primo Atmosphere, rischia tutto, c'è il Super Quiz. Ganze però sta roba. Mi vergogno di dirlo, c'è questa roba qua. Quindi se all'inizio per te era solo un gioco, adesso comunicare è proprio il tuo lavoro.
Sì, sì. Però la base è rimasta quella. Parlo da solo davanti a una telecamera. Cioè, i tuoi genitori cosa hanno detto? Cosa dicono di questo tuo show? Minchia, e pensavo meglio show con Claudio. Tra virgolette. Mia madre non lo sapeva. Mio cugino. Madonna, quanto eravamo giovani. Guardava i video di YouTube e vede me. E va a dire a mia madre: ma tu lo sai che Karim fa i video? Mia madre, internet e tuo figlio fa i video, vuol dire che ero su Live Jasmine. Se non sono obbligato a dire esattamente cosa faccio, dico videomaker, appunto. Delle persone del palazzo a fianco sono venute a chiedere cosa state facendo e io ho risposto set fotografici. Menti sulla tua vita. Ma perché? Invece la prima persona che ha avvicinato noi è stato un tizio che sta qui davanti. Ma cosa fate qui dentro? E il Mase: un cazzo. Questo è stato un approccio diverso che racconta comunque una storia. Giusto perché volete così se uno sì. Beh, è importante il bagno sì. Essendo arrivati al cesso mi rendo conto che forse abbiamo corso un po' troppo. Quindi facciamo un passo indietro. Salve youtuber. Chi è Yotobi? Molto piacere, mi chiamo Karim Musa e in arte Yotobi. Sembra la presentazione dei servizi di Pompei. Parlo di qualsiasi cosa sia dissing. Pop anni 90-80. Salve youtuber. Salve youtuber. Salve youtuber. Sono su YouTube da 15 anni, dal 2006. Boia. Su Twitch dal 2012. E faccio da 5 anni, anche se mi sono fermato, spettacoli teatrali. Io sono sempre stato un ragazzo tranquillissimo, non ho mai avuto nessun tipo di problema, non sono mai stato casinista, risse, zero, non ho neanche la patente, quindi manco quel pensiero avevano. Ma la scuola ha rovinato mio padre. Dove mi stai portando? Questo qua è il mio liceo. È un po' ovviamente il mio opposto, a parte la droga, perché non sono un grande amante. Per il resto, contrario mio. Per geometri, Alvar a alto con due A. Gli anni più belli della più tua vita. Più belli della mia vita, assolutamente. Anche più lunghi della mia vita. Un sacco di targhe non c'erano. Pensa se adesso c'era una targa col tuo nome. Qui così è venuto a scuola per anni amandola. Hai capito? Ma io toccare la porta. No, ti prego, no. Dai, 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 affronta le tue paure. Minchia, ma lo pushano di brutto, lo fanno uscire dalla zona di comfort. Già Karim fuori da un luogo che abbia quattro pareti fa impressione, poi addirittura gli fanno fare le prove. Tutto uguale, che paura. No, c'era questa porta. Ma sei pazzo? No. Io sono stato baciato due volte al liceo, due. Dopo il liceo ho fatto un anno di università, ho fatto il DAMS, perché mi sono detto, se studio qualcosa che mi piace, sono più propenso a farlo. Assolutamente no. E quindi ho preso la decisione difficilissima di dire ai miei genitori, non so se l'anno prossimo torno. È venuto a casa, mi fa sentire, io ti devo dire una... Addirittura la madre, guarda che figata che hanno fatto. Una cosa, voglio essere onesto con voi, l'università che sto facendo non mi porta niente, credevo mi servisse, invece non mi porta niente per quello che io voglio fare. E poi ha detto, ma le che va mamma, riprendo oppure faccio il geometra. Era arrivato il primo pagamento di YouTube. Il mio primo pagamento è stato un assegno di 80 euro. Yes, l'assegno anche a me. Quasi uguale la cifra, sì sì. Io ho dovuto fare 4 ore di coda in banca per 80 euro in contanti. E lui è venuto da me e mi fa, ma sai mamma, adesso non mi ricordo bene la cifra, se era 80 euro, 200 euro, non me li ricordo. Però lui era entusiasta. Certo, l'hai guadagnati te con internet. Non è solamente il tuo primo stipendio, è il tuo primo stipendio di internet, una cosa che arriva dalle Americhe. Che arriva. Poi c'è stata una piccola svolta, ho fatto 3 anni in Rai come, diciamo, social media manager, in realtà ci facevano fare qualsiasi cosa. Lì più avanti c'è la Rai, dove ho lavorato, ed è proprio attaccata alla Mole, e attaccata alla Mole c'è l'università, l'anno di università che ho fatto, e tutto lì era, nello stesso isolato. Ma io non sono stato tanto tipo da centro. Poi io sono un tipo da negozi, io sono molto precemente. Sembra un anziano, è un anziano con la pipa che va in giro e vede le cose. Ah, che bello questo canino, ma che bello questo cane, ma che bello, che bello. Questo nuovo tipo di tabacco al caramello salato è proprio quello che fa per me. Andiamo a dare il pan grattato ai piccioni. Che... avremmo dovuto gestire le pagine Facebook e Twitter di un paio di programmi di Rai Gulp. Quell'edificio lì è il DAMS. E di qua, proprio dall'altra parte, c'è la Rai, dove ho lavorato appunto per 3 anni. E poi
dopo i 3 anni ho fatto una cosa molto particolare, perché volevo darmi una botta, volevo fare questo salto della fede. Andiamo giù? Andiamo giù. Se riusciamo a scendere non troppi alla ma botta. Ma dove cazzo sta? Allora, questo qua è il nuovo set. Io non avevo mai messo i pre-roll, le pubblicità prima dei video, non le avevo mai messe. Appena le misi una volta, il mese dopo avevo tipo decuplicato i guadagni. Certo. E allora dissi, ok, forse posso farlo. Posso mollare la Rai e provare a iniziare solo con YouTube per un po'. Noi abbiamo sempre avuto fiducia in lui, anche per il lavoro, perché qualsiasi scelta... Divano bellissimo, se posso dire, Karim. Bello il divano, mi piace molto quel divano. Un piccolo studio che era un microscopico magazzino con un soppalco. Saranno stati 10 metri quadri col soppalco, quindi erano tutti poco poco. Però era giusto per metterci l'inquadratura. Lui ha trovato nel girare video, la sorella, per dire tutto quello che aveva in testa, senza aver paura e l'ansia di avere persone fisiche davanti. Salve youtubers, benvenuti. Salve. Però secondo me non aveva l'idea. Sarà questa cosa schizofrenica. Sarebbe potuto diventare questa cosa. Ancora e basta con Buba, dai raga, molla. Sto dicendo che Karim è famoso. Oggi invece con YouTube guadagni abbastanza. Proprio come creatore, secondo me guadagno molto più di quello che dovrei. Per esempio, un mio video al mese fa tanti soldi perché fa 700.000 visual ed è una categoria intrattenimento che ha degli spazi pubblicitari abbastanza... Senti, non lo sapevo. Fruttevoli. Fruttevoli. È la mascotte delle live. E riguardano queste cazzate. No, non più ormai. Anzi, mi diverto un sacco a fare le live perché mi... Io non so come fa a stare in piedi. Decompressiono un pochino. Buon pomeriggio! Hanno scritto Matteo Bruno, buon pomeriggio secco. Questa è la classica domanda del cazzo. Se non fosse esistito internet, tu cosa saresti? A me piacerebbe fare l'attore tantissimo. Mi piacerebbe fare l'attore, davvero. Però attore alla Steven Seagal, attore... Stranamente più comodo per la schiena. Sì, l'ho letto, ma io non ci potrei stare. Mi viene voglia subito di muovermi, di spaccare tutto. Di film action. E quindi abbiamo deciso di fare il trailer del film action di Karim. Si può essere al sicuro da se stessi. C'è qualcosa? Ma poi è un portafoglio quello. Combatti per il tuo destino. Operatore! Mi dispiace. Film action. Bellissimo. Tu avevi detto a un certo punto che a 30 anni avresti smesso. Com'è andata? Pensavo di non riuscire più a continuare. Sono molto curioso della risposta. Mi sentivo un po' fuori posto su YouTube. Mi sentivo vecchio. Per quello che vedo io e che conosco mio fratello, lui prova una cosa. Vede se è una cosa che gli piace fare. Perché secondo me lui è dell'idea che se una cosa non gli piace fare, la gente lo capisce. Fare i video è ancora una cosa che mi piace da morire. Era l'ambiente che sembrava addirittura d'arrivo. E su YouTube si era fermato un momento. Infatti Karim ha riniziato a bomba coi video quando me ne sono andato io. Coincidenze? Ero io l'ambiente. No, scherzo. Però insomma, è vero, ne aveva parlato più volte. Quindi sono contento che insomma si sia poi convinto del contrario e che abbia continuato. Perché dice, io non so... più cosa, non mi dà più soddisfazione quello che sto facendo, ma perché stava cambiando YouTube, quindi lui non si... Metti la mamma che parla, stava cambiando qualcosa. Si sentiva più bene. Ho iniziato a fare qualcosa al di fuori di YouTube e quindi ho detto forse posso fare altro, forse posso veramente iniziare a fare qualcos'altro al di fuori e smetto con i video. Quindi siamo a un punto di svolta, smettere di fare video. Ah, identico, anch'io anche uguale. Questo non vuol dire smettere di voler raccontare storie. Eh no. I Tourette sono le fontane classiche di Torino. Ah, sì. Quindi a Roma abbiamo Ernasone e qua c'è Tourette. Ah, sì. Mi ci lavo le mani. Potresti girare tu? Vado io? Sì, grazie.
Guarda com'è tipico anche il movimento. Ah, perché tipo Matte si è tipo germofobico. Beh, in questo periodo poi fa anche bene. Però lui è sempre stato molto molto, cioè lui salutava col pugno prima che diventasse mainstream per il Covid. Però vedi, la differenza è che non divide i cani umani come il nasone vero. No, i cani bevono da libero. Ah, vedi? Ancora meglio. Ah, hanno fatto anche le riprese col drone, bello, bello, bello. Beh, bella roba, qui cazzo. Qui è il locale dove ho fatto per la prima volta stand-up, con una cinquantina di persone, mi stavo cagando addosso. Non era un granché neanche lo spettacolo, anche perché è durato tipo 25-30 minuti, e io pensavo di averne quasi il doppio. Buonasera. Buonasera, ciao. Mi ha detto che avrebbe cominciato a fare teatro. Ero contenta perché so che lui voleva proprio farla questa cosa qua. Come puoi vedere c'è un piccolo palchetto e qui c'era tutto, le sedie, i tavolini, era coperto con le luci accese, era molto figo. Beh, interessante, ripercorrono proprio anche i luoghi. Beh, hanno fatto veramente un bel lavoro. Che bella questa roba su YouTube. Io sono entrato, applauso. E io volevo morire. Ciao. Ciao, grazie. Grazie mille. Che ansia. Voglio vedere se so fare anche altro, perché YouTube lo so fare, ok, vediamo se sono capace di fare altro. E ho iniziato a fare spettacoli dal vivo. Sì, all'inizio gli metteva tanta ansia, poi Karim ha detto: i ragazzi che ci sono qua sono gli stessi che mi seguono da anni. Quindi è come se parlassi in un video. Per lei era tutto psicosomatico. Cioè, lei, sono, professoressa, sono malata di cancro. No! La stand-up... La maglietta è porco rosso, tra l'altro. Ero convinto di saperla fare decentemente all'inizio e invece poi ho scoperto che era molto più difficile del previsto. Ci ho messo circa 3 anni per diventare decente. Perché io conosco Karim. Cosa ha superato per andare sopra il palco? Perché lui è... Dario, diglielo direttamente che vuoi il documentario al posto di fare così. Ma non ho detto niente, sto apprezzando una roba che sto guardando, madonna che palle. È introverso. Ti codice, cioè, codice sconto, ciao bimbi. E quindi, come me adesso, io sono un po' impanicata perché sto parlando e ci siete solo voi. Figurati cosa ha affrontato lui. Quindi mi sono immedesimata tantissimo. Riprenderai, insomma. Sì, 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 vorrei riprendere. Non so quando, perché adesso questo mi sta prendendo molto. Ho ricominciato a scrivere, ho quasi finito di scrivere l'intero spettacolo, quindi magari me lo prendo un bar da 20-30 persone dove ricominciare a fare il working. Grazie mille. Ci sta. Grazie. Tanto non lo fanno per te, ma lo so, Zeflox, non credo che vengano a Colle Salvetti a filmare il municipio. Ecco, questo è il municipio di Colle Salvetti e questo è il bar, fine, di Colle Salvetti. Insomma, non penso. Diciamo che Karim ha un'altra aura intorno, capito? Io non ce l'ho, quindi non ho questa istituzionalità. Quindi, vabbè, insomma, la pantera. Ci mettiamo una buona parola, ma non vi preoccupate ragazzi, va benissimo, ne fanno una al mese, chissà, sono interessanti, comunque me li guarderò quasi tutti, tranne sicuramente alcuni. Due, non li guarderò. Lì dentro ci sono 50 pezzi Lego. Ok, prego, apri pure. Che rumore familiare questo, mamma. Ok, puoi rovesciarli sul tavolo se vuoi. Questa è la scena che abbiamo visto all'inizio. Non è pezzi, Victor Laszlo il problema. Costruisci qualcosa che ti rappresenti. Costruisci. Adesso mangia, mangiali Karim, forza. Se dico che preferivo i Playmobil, lo puoi dire, però non abbiamo i Playmobil. C'hai presente quel momento imbarazzante quando arriva l'amico a casa e tua madre inizia a far vedere tutte le foto? Sì, grazie. Esatto. Allora quindi sediamoci. Facciamo un momento, prego, di gelo. Mi metto in mezzo. Prego, guarda, prego, mettiti in una mezzo. Foto. Innanzitutto faccio l'omino, ma
signorina. Ci sono le gambe. Sono sempre vestito un po' da adulto. Generico. Sì. Come da adulto? Da vecchio. Da vecchio. Okay. Ecco, qua c'è la tortura psicologica che era andare a fare le recite scolastiche, perché io avevo le ansie da palcoscenico e di conoscere persone nuove, e tutti mi puntavano, mi guardavano tutti. Un era un vincolo per me. Avevi un anno e mezzo lì. La mia prima recita, invece, non sto scherzando, ragazzi, si vede la destina, siamo proprio diversi. La mia prima recita, invece, all'asilo, c'era una canzone, mi ricordo come si chiama, quella che fa Bombastic Elephant Fantastic, mi sa questa Lova 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 Boom, non mi ricordo, canzone, è una canzone di merda degli anni 90, e facevo un bimbo di Shaggy, Mr. Bombastic, e facevo un bimbo col giubbotto di pelle, col capello ingellato, che flexava e ballava e faceva tipo tutto il gangsta di quartiere con questa musica sotto. Quindi avevamo proprio uno spirito diverso. Guarda, è veramente dura, perché io non sia non sono bravo, ma vedermi da fuori è sempre stato molto difficile per me. Mi piace. Questo l'abbiamo fatto noi, questo costume, te lo facevo io. Guarda quanti capelli che avevi. Erika. Airline preoccupante. Quindi anche nella mia vita privata ero molto tranquillo, ma per tanti anni sono andato tutti i giorni a giocare a basket. Ho imparato, tra virgolette, a giocare a basket in strada. Questo è, quindi? E questi sono i giardini della spa. E io passavo metà del mio pomeriggio qua. Vabbè, momento hip hop a caso. Bowlers. Bowling. Il mio ufficio, quello dove ho fatto la seconda stagione dello show, è stata fatta in un ufficio che io ho preso insieme a Gatto e Simone Di Meo, disegnatore ai tempi semi sconosciuto, che aveva bisogno di uscire di casa, e lui mi ha detto: senti, ti va di prendere l'ufficio insieme? Ho detto ok, e ci siamo rimasti 5 anni. Lavorare con un'altra persona che fa un altro lavoro artistico diverso dal tuo è un rimbalzarsi di idee continuo, è stato bellissimo. Io posso continuare a fare cose fuori e posso continuare a fare video, ne faccio meno, li faccio un po' più sparsi durante l'anno, ma non vuol dire che io mi debba fermare. Che pippa. Com'è stato tornare a essere È stato veramente bello, ma cazzo! Non ho più stato. E sono vecchi! Da solo non riuscivo più a lavorare. Quindi ho conosciuto Luna e lei mi ha detto: io faccio la social media manager. Io ho detto: guarda, veramente mi servirebbe la social media manager. Ciao. Sono Luna. Beccaccino, Carimone? No, ho sbagliato perché ne ho 24. Però non fa la social media manager, fa tutto, la regia, le luci, l'occhio per fare le cose ce l'ha. E mi ha salvato, perché poi metà di quello che vedete qua è suo. E anche di perché? Ok. Dovremmo spegnere, no, non lo so se l'amorosa, non lo so. Abbiamo andato in un negozio per articoli professionali artistici e l'ho incollato con lo scotch. Bello. Avevo bisogno di qualcuno che mi gestisse quello che io non ho mai gestito. Anche solo avere una sola persona che ti aiuta a fare queste cose qua e ti dà un'altra prospettiva, e è stato un cambio incredibile. Sì, io dovrei trovarla quella persona, ma no. Niente, per ora non c'è versi e continuo imperterrito a voler fare tutto per conto mio e domani morirò. Anche stimolante per me, perché ho un lavoro che mi stimola creativamente e ho qualcuno con cui rimbalzare. Hai il Masella, ma il Masella ora c'ha le sue cose, non è che poi gesti bene, non è il facchino di nessuno, il Mase c'ha le sue cose, il suo canale, il suo lavoro, le sue robe. No. Per ora vado avanti così. Rimbalzare le idee come lui, le rimbalza con me. E il corto voglio fare io, le arte le voglio fare io, l'artista voglio fare io, voglio fare tutto io. Poi a un certo punto morirò. Però è normale, ragazzi. Si brucia tutto e poi si diventa cenere dopo poco. E qui c'è la sua caratteristica che mi ha sempre sorpreso un botto. Che lui riesce sempre a dire la cosa giusta. Cioè, perché? Credo sia la paura di dire la cosa sbagliata. Un pochino, okay. che lo spinge anche molto a riflettere su quello che sta dicendo. Ecco, io invece dico sempre la cosa sbagliata, è incredibile, come si fa?
per paura di fare il passo più lungo della gamba. Per quello che lui controlla molto le cose, perché dice non voglio fare le cose in grande, poi magari rimanerci male. YouTube, lui poi ha scelto una cosa, poi gliene dicono di tutti i colori se non va bene. Poi lui è una persona che quando una cosa va male ne risente tantissimo, Karim, è molto molto sensibile su questo. Sì. Questo potrebbe essere... Lui che dà fuoco a cosa? Una leggera rappresentazione mia. Questo sono io, con la bandiera. E questo enorme, gigantesco muro che mi guarda. Minchia, bello! È un po' quel muro gigantesco che non va via dalla mia vita. Ce ne sono tanti, ma ce n'è uno in particolare che mi ci scontro costantemente. Lui, in questo caso, è vittorioso, porta la bandiera, ma è ancora troppo in basso rispetto a questo muro che lo guarda 24 ore su 24. Non sono io il muro, non sono io il muro, non rompetemi i coglioni, ma poi cosa c'entro? Si gira, lo vede che è questa... Cosa c'entro io? Enorme sindrome dell'impostore che mi porto avanti da... Tutta quello... la vita. Ce l'abbiamo la tutti. L'impostore cambia da persona a persona, ma fondamentalmente è il fatto che tu pensi di non meritarti niente di quello che hai ricevuto, perché hai paura che qualcuno all'improvviso pensi... Ma in realtà lui non ha mai saputo fare niente, non ha mai saputo niente di quello di cui stesse parlando. Vero. Ed è una roba che non va via. Io posso avere tutto il successo del mondo e quella cosa lì è uno stato mentale che forse solo con l'aiuto di un professionista, vero? Sta diventando un'ossessione. Cosa c'entra? Ha detto adesso che il muro rappresenta la sindrome dell'impostore. Ho sempre voluto farlo, iniziare un percorso di aiuto psicologico. Potrei iniziare a farlo in tempi brevi, giusto per limare. Credo che la sindrome dell'impostore ci sta, sia anche la cosa che mi abbia spinto a fare sempre cose nuove, perché sei tu l'impostore. Non funziona così. Saper fare YouTube, di saper intrattenere, di saper raccontare storie, di saper fare spettacoli, di saper fare Twitch, di saper fare tutto quello che so fare, però e non basta mai, quindi sono sempre lì. Però negli ultimi anni, possiamo toglierne anche un pezzettino, guarda, negli ultimi anni la sindrome dell'impostore si è non attenuata, l'ho accettata. Bella questa cosa, venuta bene. L'ho accettata, quindi... Non era preparata, ma è venuta bene. E ti abitui, che è forse una cosa sbagliata per uno status mentale abituarsi, perché poi non te ne liberi più, però... Vi assicuro che è stato incredibilmente curioso sbirciare per qualche giorno all'interno della testa di Karim. Uno youtuber che si è creato un suo spazio, con i suoi tempi, per realizzare i suoi contenuti, come dice lui. Però adesso arriviamo alla domanda principale. Vado con l'ultima domanda. Vai. Perché proprio tu? La mia sindrome dell'impostore risponderebbe perché hai iniziato prima degli altri, quindi è solo per quello che hai avuto successo. Però il fatto di continuare a farlo per 15 anni mi fa dire: la gente vuole sentir raccontare quelle storie da me, perché ho un tipo che a loro interessa, un tipo di intrattenimento che a loro piace. Molta gente sa che io sono un rompicoglioni, sa che sono un permaloso, ma continuo a seguirmi, quindi vuol dire che qualcosa di tutto, oltre alla mia personalità, faccio a livello di video. Quindi grande, credo per questo. Peraltro, secondo me, aggiungo questa cosa, mi permetto, essere il primo a intuire un potenziale, se ne è parlato anche durante la sua intervista, non fa parte, secondo me, della sindrome dell'impostore. Cioè non è un male, cioè non è avere culo, è avere intuizione e avere spirito d'osservazione della realtà, è intercettare la realtà, anticiparla perfino. Quindi è una qualità senza dubbio. Come vorresti che si concludesse questo documentario? Non so manco quando è iniziato. Abbiamo iniziato così a bruciapelo. Non so se magari seduto sul nuovo set, inquadrato da professionisti per vedere come... Io se mi chiedono di fare questo documentario, come vuoi finire questo documentario, mi metto a 90 gradi, apro il buco del culo, così faccio, così. Mi giro, li guardo, così. Piccolo scherzo. No.
verrebbe fuori, ipoteticamente, una ripresa per un video. Oppure, se volete, c'è la serranda elettrica. Tiriamo giù la serranda. Tipo Looney Tunes, guarda. Non mi piace. Non te lo faranno fare. No, vabbè, non era un piccolo scherzino. Io sento che abbiamo al finale... Le facciamo tutte e due. È una citazione, certo. Bellissimo. Scritto da Vettore 1. Girato con Sony. Tutti bravi, fighissimo, bellissimo video, mamma mia, bene bene bene, sono contentissimo che ci sia questa serie, anche perché sono curioso di anch'io di infilarmi nelle vite altrui, dei miei colleghi si può dire, dai! Prendi il telecomando e schiaccia sai bene quel tasto, indovina chi c'è su YouTube, è giù.